Io ho un ricordo preciso del cinema, così, anzi, un paio di ricordi che emergono, così, vengono in superficie. La prima cosa è l'odore della pellicola. Mi ricordo, mio fratello che faceva delle fotografie e poi conservava nel cassetto i rollini. E aprire quei cassetti e sentire l'odore del triacetato. E beh, era per me un odore abbastanza inebriante. Poi, se vogliamo andare ancora più in là, io mi ricordo che ho assistito alle riprese di un film. Un giorno, così all'improvviso, è arrivata una troupe cinematografica sotto le finestre di casa. Dall'inizio sono rimasto lì, non mi staccavo. Mia madre è stata costretta a portarmi da mangiare lì perché non mi volevo muovere. Quello che mi attraeva di più era la presenza della macchina da presa, quest'occhio che scrutava il mondo e soprattutto vedevo nell'operatore di macchina una figura determinante che aveva nelle sue mani i destini di un mondo, i destini di un mondo che era il mondo che si andava ricreando lì davanti. Quello sarebbe stato il mio sogno, stare dietro la macchina da presa. Io sono nato a Venezia, appena dopo la guerra. È una città particolare e credo che abbia avuto una grossa influenza su di me, insomma, su quello che è stato poi il mio sviluppo successivo. Mio padre era un po' nomade e siamo andati ad abitare a Torino, dove ho finito il liceo, e poi a Milano. A me è sempre piaciuta tutto quello che è legato all'immagine. Dovendo fare qualcosa, mi sono orientato verso il lavoro di grafico pubblicitario. Questo perché mio fratello aveva uno studio di grafica a Milano. Attraverso la grafica pubblicitaria c'è stato poi uno slittamento verso la pubblicità, non più grafica, ma cinematografica. Sono andato a Roma e ho fatto un primo lavoro come assistente, un film di Luigi Zampa, Una questione d'onore. Ho cominciato a lavorare come sceneggiatore ombra. Parallelamente a questo, l'esperienza di aiuto regia. Cosa fare? Io sentivo che, insomma, di fare l'aiuto regista non mi andava più e quindi dovevo fare qualcosa di mio. Mario Brenda si presentò da me con un certo numero di progetti, come ha fatto Gianni Amelio o Giuseppe Bertolucci, tutte le persone che hanno lavorato lì. Venne fuori questa proposta che io scelsi, Vermisat, perché era uno di questi personaggi che addirittura andava, tra virgolette, a caccia di vermi per i pescatori. Cosa più umile di così, e anche a un certo punto poteva anche suscitare qualche dubbio. Un uomo che comunque mette le mani nel fango o dovunque per trovare questi vermi che poi vengono usati. Però il personaggio, che poi è stato il protagonista del film, era interessante indipendentemente dai vermi. Personaggio che si trova fuori dal proprio ambiente, si trova sbalzato in una grande città, dalla quale viene rifiutato. Viene rifiutato perché? Perché appartiene a una cultura diversa, e rifiuta soprattutto in un moto così, in fondo selvaggiamente anarchico, un'integrazione secondo dei canoni, diciamo, culturali, esistenziali che non gli appartengono. Mi vuol dire come si chiama? Fabrano Luigi. Eh? Fagrana Luigi. Tagrana Luigi. Nato a? Eh? Io ho trasferito un po' nel personaggio anche certe mie sensazioni, anche certe ferite ricevute, insomma, in questo difficile ambientarsi in un mondo diverso, in un mondo nuovo, che io poi non condividevo molto. Viene il momento di fare il film e, per esempio, una difficoltà era trovare il personaggio. In un angolino nascosto della mia memoria c'era un personaggio ed era il protagonista dei fidanzati di Luigi
Ermanno Olmi, Carlo Cabrini. Mi ricordo che sono andato, ho preso un appuntamento telefonico e poi ci siamo incontrati. Una delusione totale. Carlo Cabrini era diventato grasso, ma grasso. Aveva i baffi, aveva delle basette da torero. Insomma, gli erano rimasti un po' raggrinziti, rimpiccioliti, quegli occhi così un po' febbricitanti che il personaggio dei fidanzati aveva e che Vermisata avrebbe dovuto avere. Dicevo, se torna com'era, va bene, allora è giusto. Un bel giorno l'ho chiamato, era un mese dopo che ci eravamo visti, e gli ho detto: Cabrini, siamo arrivati a una scelta, sarà lei il protagonista del film, però, dico, si ricorda il patto, bisogna dimagrire. E lui ha detto: già fatto. Io non ci credevo, ma quando è arrivato a Roma per la prova costumi, insomma, aveva le basette, aveva i baffi, però era il Cabrini dei bei tempi. Ebbe successo, riscosse molte simpatie, ha girato il mondo, diciamo, e quindi è stata una carta di presentazione anche per lui da un punto di vista professionale. Il film è andato a un festival, poi a Valladolid, e lì ho avuto occasione di vedere una retrospettiva integrale di Bresson, che conoscevo per qualche film. Credo lì di aver capito, di aver lavorato forse in quella direzione in cui Bresson aveva sempre lavorato, cioè di un realismo depurato dal naturalismo. C'è un bel pensiero di Bresson, appunto, che dice: per catturare i pesci vuotare lo stagno, insomma toglierci l'acqua. Ecco, è quello che io penso bisogna fare nei confronti della realtà. Ah, dopo Vermisat subentra una lunga pausa, un periodo che si è protratto per qualche anno e poi è arrivata una soluzione così un po' imprevista, e cioè il ritorno di Ermanno Olmi. Io l'avevo conosciuto a Milano quando ero ancora studente e così mi dilettavo di fare un po' di cinema. E avevo avuto l'occasione di mostrare quello che facevo a Ermanno, che era un regista giovane e promettente. No, dico, è la prima volta che facciamo una presentazione di film del gruppo che non è in moviola, insomma, questo mi lusinga molto. Però mi emoziona un po', perché è un'anteprima familiare. Sulle rappresentazioni familiari c'è sempre l'insidia della buccia di banana. Io spero di evitarla. Se non la evito, siate comprensivi. Ermanno mi ha messo al corrente di un progetto che aveva in mente, che era una specie di scuola di cinema, una scuola non scuola, difatti nel suo titolo, anche nella sua intestazione, ipotesi cinema, cioè non c'era niente di più che un'ipotesi. E la parola scuola è impropria, proprio perché appunto noi diamo alla parola scuola un significato che non è ampio, ma è riduttivo alla scuola tradizionale. È invece scuola nel momento in cui consideriamo ipotesi cinema come un luogo dove, incontrandoci, noi non solo verifichiamo quelle che sono le nostre idee, le nostre piccole convinzioni, non dico i nostri principi, verifichiamo questa cosa, la verifichiamo con gli altri, e quindi l'apprendimento avviene in questa libera condizione di verifica. La sensazione era di trovarsi di fronte a qualcosa di unico, di straordinario, che si muoveva in perfetto stato caotico, si potrebbe dire. Non c'era
l'intenzione di fare una scuola, non c'era da parte di Olmi l'intenzione di trasmettere dei saperi, c'era la fiducia di poter raccogliere delle energie e trasferirle in attività creativa originale. Una delle, chiamiamole, peculiarità di Pozzo di Cinema era che si stava molto vicini, nel senso che non credo esistano molti altri esempi del genere. La struttura faceva sì che le persone dormissero lì, all'interno del luogo, mangiassero lì, si riunissero lì, e per cui la comunanza quotidiana faceva sì che potesse essere plausibile uno scambio molto approfondito tra le persone. Erano riunioni molto, molto lunghe e anche in certo senso impegnative, erano riunioni progettuali, ognuno presentava i propri progetti, i propri soggetti, lunghi, corti, ed erano anche a volte accese discussioni. Ognuno si impratichiva in ogni mestiere, in ogni professione, per poi arrivare a controllare meglio l'insieme del film. Noi eravamo anche molto disposti a rivedere le regole, se non anche a infrangerle. Cioè, partendo da un principio che ogni lavoro va trattato come merita. Qui dentro si è sviluppata poi la mia successiva carriera cinematografica. Un'esperienza molto formativa. Noi certe volte ci dicevamo così sottovoce all'orecchio con Ermanno, beh, ha formato più noi che i ragazzi che sono venuti qui a affrontare questa esperienza. Robinson in Laguna è il mio primo lavoro all'interno di Ipotesi Cinema. La cosa è nata così, no, non voglio dire per caso, anche se potremmo dirlo, ma è nata in un modo inaspettato, questo sì. Mi ricordo con un incontro con un dirigente Rai che era venuto a vedere i lavori ed era Beppe Cereda, che a un certo momento si rivolge a me e dice: ma però anche tu dovresti fare una cosa. E ho detto: sì, va bene, non hai qualche idea? Beh, veramente non avevo delle grandi idee per la testa, e così ho buttato lì una cosa dicendo: ma potrei fare qualcosa su Venezia e su un aspetto particolare di Venezia, cioè un aspetto meno noto, che non è quello di Venezia città, ma è quello della laguna di Venezia. Mi sono trovato poi a dover mantenere la promessa e quindi andare un po' alla ricerca così anche di una realtà che non conoscevo, perché io ho detto parlerò delle isole, ma non è che ne sapessi granché. E allora l'unica cosa da fare era quella di prendere una barca e cominciare a andarle a vedere. Siamo entrati in questo canale e poi ci siamo messi al riparo sotto una tettoia di una cavana in quest'isola completamente abbandonata, dove si vedeva però un campanile, una chiesa, i resti di un ospedale. E così, mentre stavamo lì, abbiamo sentito abbaiare un cane e poi una persona che è uscita, una persona anziana, molto stupita di vederci lì, e che ci ha detto: ma cosa fate qua? Ci ha detto di mangiare qualcosa con lui e ci ha chiesto come mai andavamo in giro con quel tempo in quella parte della laguna un po' abbandonata da Dio e dagli uomini. Così abbiamo spiegato la nostra idea e abbiamo scoperto che poi lui non viveva proprio su quest'isola, ma era un'isola che assieme a un fratello aveva avuto in concessione dal demanio, già loro padre, insomma, e che loro tenevano per coltivare così degli orti, delle cose, in quest'isola completamente morta, decadente, eccetera. È scattata un po' l'idea che quella poteva essere la linea, diciamo, conduttrice di questo racconto da fare su Venezia, le isole, e questo è stato. Un film chiave, a mio parere, nel suo percorso, proprio per il modo in cui vede un aspetto minimo
della realtà veneziana e dà il senso anche di una storia grande che coinvolge paesaggio e persone, cultura materiale e storia privata e pubblica. Lui sa raccontare con una sola fotografia appesa su un muro la storia di una vita di questi due fratelli che da decenni compiono lo stesso percorso tutti i giorni per andare a coltivare pochi metri di terra, insomma, in un'isoletta sperduta alla laguna. Michael, diversamente da Vermisat, non è una storia di cui io sono l'autore originario. L'idea iniziale era di una ragazza qui del gruppo di Ipotesi Cinema, Angela Cervi, di Reggio Emilia. Però lei ha detto no, io ho scritto la storia, posso lavorare alla sceneggiatura, ma io non voglio girare questo film. Era difficile trovare il personaggio che si adattasse alla parte di Anita nel film. Mi venne in mente una mia più che amica conoscente che per qualche strana attinenza aveva una notevole somiglianza con il personaggio di Anita, la mamma di Michael. Le presentai a Brenta un provino e la parte fu sua. Il film è ambientato nella periferia milanese, una periferia anonima, e una gran parte del film si svolge in metropolitana. Ci sono molte persone che appaiono nel film, ma i protagonisti, una giovane madre, alle prese con un giovanissimo figlio, con un presunto fidanzato, in realtà non è un film di incontri, è un film soprattutto di solitudini. Michael è stato un film difficile per il poco budget a disposizione, anzi, diciamocelo la verità, pochissimo budget a disposizione, per il fatto di essere una via di mezzo tra una produzione di scuola, perché il film è stato prodotto e in gran parte ci hanno lavorato i membri del gruppo di Bassano del Grappa, di Ipotesi Cinema, accanto a dei professionisti, ad alcuni professionisti, e non sempre era facile fondere i due mondi, l'attenzione magari agli orari di chi faceva questo film come uno dei tanti propri film come lavoro, e il gruppo degli accaniti, cioè in sostanza i membri del gruppo, che viceversa la vivevano come una sorta di missione personale nella vita. Allora tu sei il nuovo guardiaboschi? Sei capace di sparare? Com'è che ti chiami? Barnabò. Allora metti una firma qui e una qui. Una sera stavo lavorando con Olmi, lui stava preparando il film Cammina Cammina, io facevo il backstage di questa cosa, eravamo a tavola e si è venuti a parlare di Buzzati. E a un certo momento Olmi mi ha detto, ma tu che sei un buzzatiano avrai senz'altro letto Barnabò delle Montagne. E lì io, insomma, un po' arrossendo, un po' impallidendo, ho detto no, è l'unico romanzo di Buzzati che non conosco, che non ho letto. Il libro è un romanzo di formazione, cioè è la storia di un giovane che è mosso da determinati ideali, che sono degli ideali che lo portano a arruolarsi in un corpo militare, tutto sommato, questo dei forestali, dei guardiaboschi, che poi si rende conto di non essere all'altezza del compito che si è prefisso, insomma.
Cercare i posti non è stato facile. Un conto è visitare la montagna da automobilista. Le montagne vanno viste più da vicino, bisogna entrarci dentro. Bisogna entrarci dentro e scoprirle anche nella loro mutevolezza. Si ha una sorta di percezione di una vitalità della montagna. È arrivata questa lettera. Quando sono intervenuto io c'era già una sceneggiatura che era stata scritta in precedenza e della quale Mario non era soddisfatto. Ed era una, curiosamente, ricordo che era una sceneggiatura piuttosto verbosa. Quindi abbiamo ricominciato completamente da capo, a partire da alcuni appunti che lui aveva, e mi ha fatto capire il taglio che voleva dare a questa storia, e su quello abbiamo lavorato a lungo. Ho subito ammirato molto Brenta, sia come regista che come sceneggiatore. Trovo che ha una grande capacità di scrivere per il cinema, cioè di visualizzare attraverso la parola, di economizzare la lingua, di scrivere delle frasi, dei periodi che sono già delle inquadrature. Cominciando a vedere il materiale delle riprese, ero molto affascinato sia dalla qualità proprio dell'immagine, la qualità fotografica, e poi anche da questa scelta straordinaria di queste facce, di questi personaggi che erano appunto non attori, ma che in qualche modo interpretavano in maniera veramente notevole lo spirito di quel mondo che viene raccontato nel romanzo. In fondo Barnabo racconta proprio questo, un mondo che si sta estinguendo. Il percorso di laurea in scienza della comunicazione si stava aprendo. Aveva tra i propri insegnamenti teoria e tecnica del linguaggio cinematografico. E allora mi è venuto in mente che si poteva provare con Mario Brenta. E gli ho telefonato, naturalmente facendolo cadere un po' dalle nuvole, perché era una cosa che non si aspettava. Mi ha detto sì di subito, riservandosi poi di farsi spiegare esattamente che cosa comportava. All'inizio si fece un contratto, poi per fortuna il corso di laurea è entrato nell'ordine di idee di bandire un concorso. Mario Brenta l'ha vinto. Un po' è stata aperta una strada, ha introdotto l'idea che nelle nostre materie una delle dimostrazioni di fare attività di ricerca può consistere anche nel fare delle cose. Certo, dipende da come uno le fa. L'esperienza per me, quella universitaria, è stata ed è molto, molto interessante. Ci si mette in gioco lì. Siamo assieme coinvolti in un percorso di riflessione e magari di scoperta. L'idée de faire le film sur Titien est née d'un projet que Mario avait écrit il y a longtemps, qui était un projet de fiction, court-métrage, sur la dernière journée de la vie de Titien, en compagnie d'une jeune femme, et on ne savait pas très bien si cette jeune femme était une servante, sa modèle, une muse. Et donc, ce projet, moi, je n'en savais rien. Et en fait, c'est quand on est allé voir une exposition des peintures de Rembrandt
qui m'a raconté qu'il avait écrit cette histoire il y a longtemps, qu'il avait caché dans... Enfin, pas caché, mais qu'il l'avait mis dans un tiroir. Et puis je lui ai dit, mais il faut absolument tourner cette histoire, elle est magnifique. Et donc j'ai demandé si la maison de Titien et son atelier existaient toujours. Il m'a dit, je crois que sa maison existe toujours. Et donc on est arrivé à Venise, on est rentré à Venise et on m'a dit, on va aller regarder, on va faire un tour et peut-être qu'on va tomber dessus. Et donc on est parti un peu comme on partirait pour faire un repérage pour une fiction qu'on avait peut-être l'idée de faire ou pas, mais c'était pas très clair. Et puis on est tombé sur la maison, il ne restait que la porte avec écrit au-dessus le nom de Titien. Et donc ça, c'était la première pierre du projet. Et à partir de là, j'ai imaginé de faire un film qui serait un film repérage pour un film de fiction qui ne se fera jamais. Et puis en cours de route, le projet a encore changé, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, à savoir plutôt un film sur une réflexion sur la vie et la mort avec l'art comme arc-boutant entre les deux, et voilà. In questo dipinto c'è tutta la paura e la consapevolezza che nemmeno l'arte può scacciare la morte, perché l'arte non è vita, ma illusione di vita. Illusione per l'artista che crede e si illude di poter continuare a vivere in essa, ma vive in realtà solo nella memoria altrui. Vive solo negli altri e per gli altri, ma non più in se stesso e per se stesso. Ecco, in questo lavoro, Cale della Pietà, ho lavorato con Karine de Villers. Lavorare così in coppia, non avevo mai fatto un'esperienza di questo tipo, ma mi sono trovato benissimo. Devo dire che con Karine non si è mai posto un problema. Questo, voglio dire, non che non ci sia mai stato dialogo, discussione o confronto, no? Anche divergenza certe volte di opinioni su certe cose, ma questo mi pare anche una buona cosa, perché questi elementi, questi momenti di confronto servono così a chiarire le cose. Poi quando avvengono vuol dire che avvengono perché ci si trova in una particolare circostanza, si sta facendo qualcosa che presenta degli aspetti problematici, se no non verrebbero fuori queste cose qui. E questo aiuta anche a chiarire e risolvere questi aspetti. E comunque si è lavorato, devo dire, molto bene. Si tratta in fondo di trovare anche delle persone con le quali si ha una sensibilità in comune e non solo. Normalmente credo che per l'attore la prova generale rappresenti un momento importante, nel senso un po' la sintesi, un po' il lavoro che uno ha fatto, lo vive anche con un rapporto emozionale particolare. Per me è un po' diverso, la prova generale per me rappresenta in qualche modo il momento in cui ci si saluta, lo spettacolo poi appartiene all'attore che deve portarlo in giro. Mi rimangono dei flash di carattere personale, insomma, lo shampoo che Gini mi ha dato perché rende i capelli bianchi, il viola che viene fuori dal cappotto. Quando uno prende in dimestichezza con lo spettacolo, con i personaggi, con le storie, eccetera, può avvenire che uno si senta la necessità di togliere, aggiungere, modificare alcune cose, no? Ma vi invito, qualora ci siano delle modifiche di battute, parole, cose, concordiamo assieme eventuali modifiche. L'esperienza di La Pièce è nata dal desiderio del Teatro Stabile del Veneto, Carlo Goldoni, di collaborare con l'università e in particolare con la sezione cinema. È stato coinvolto dapprima Giorgio Tinazzi e successivamente per la parte realizzativa, per la regia di questo documentario, io e Mario Brenta. La Pièce è diventato allora non solo l'incontro, diciamo, l'integrazione fra due linguaggi, quello teatrale da una parte e quello cinematografico dall'altra, ma anche la possibilità per me e Mario di mettere in pratica discorsi che si sono sviluppati negli anni, un'idea di che cosa dovrebbe o potrebbe essere il cinema. Il lavoro non è soltanto la ripresa di uno spettacolo teatrale, ma è anche la volontà poi di
mostrare che cosa significa interagire giorno dopo giorno con la regia di uno spettacolo e con tutte quelle che sono poi le maestranze che lavorano ad uno spettacolo. Tutto questo poi ha costruito l'ossatura naturalmente del film. O quel che piace a me, me ne prego, non so se ben mi spiego, me ne prego, o quel che piace a me. Albione, la dea della sterlina, sostina, vuol sempre lei ragione. Serate capita il tunocio, buonanotte suonatori, malignasi, certe sventole, e un culo le guardi, niente, le guardi lei tu culo, se no che viene la tosse. È stato un lavoro molto basato sull'improvvisazione, cioè nel senso che abbiamo lavorato però su un materiale già esistente configurato, cioè che però si andava allestendo e configurando, che era appunto la preparazione insieme delle prove fino al debutto di una pièce teatrale appunto di Rocca, Se noi se matti noi vivremo, per la regia di Beppi Emiliani. Ecco, anche lì è un lavoro di capacità, basato su una capacità di reagire di fronte alle cose, insomma, dove non si può controllare in partenza la materia che si va a filmare, ma bisogna coglierla al volo, capire, adattarsi, reagire e lavorare in due, separatamente, perché poi si lavorava ciascuno con una videocamera e quindi si era allo stesso tempo registi e operatori, però lavorare anche in accordo, distribuendosi anche le parti, i ruoli, ma insomma il tutto funzionava, ci si capiva spesso con delle occhiate o dei gesti, insomma. E anche questa è stata un'esperienza, devo dire, positiva, insomma, che non è mai passata poi attraverso momenti conflittuali. Realizzare la pièce con Mario è stata la possibilità soprattutto di mettere in pratica delle idee e delle pratiche di cui avevamo a lungo parlato nel passato. E nella fattispecie appunto la pièce ci ha dato modo di realizzare un'idea di cinema che avevamo più volte paventato come possibile, ovvero non solo fare un film, non solo fare un documentario, ma cercare proprio di mescolare i generi e le possibilità che il cinematografo dà di per sé. Contrariamente a quanto si dovrebbe, io non riesco a pianificare o almeno soltanto a tentare di organizzare il mio avvenire. A tenere cioè quei 3 o 4 progetti in magazzino pronti a ogni evenienza, da brava formichina. Questo perché solo partendo da quello che faccio oggi posso pensare a quello che vorrei o potrei fare domani. Insomma, un passo alla volta. Per me un film non rappresenta l'occasione per raccontare a qualcuno, il pubblico, qualcosa che so, ma quella per cercare di scoprire assieme qualcosa che né lui né io conosciamo, che magari continueremmo anche a film fatto e visto a non conoscere, ma che aiuta a maturare un'esperienza, non solo di cinema, ma si spera anche di vita. E questo ci fa capire un po' meglio chi siamo realmente. Certo, al giorno d'oggi lavorare così è quanto mai penalizzante e rischia anche di essere scambiato per un atteggiamento anacronistico, una sorta di eroismo un po' snob. Ma per me è un'intima necessità.